Ciao a tutti, io sono Martina. È da un po' che non ci vediamo. Quanti impegni, la scuola, i compiti, la scuola, le lezioni di piano, TikTok. Oggi per fortuna ho trovato un po' di tempo per presentare questo tutorial per l'auto! Che spero vi piacerà. La melodia che suoneremo oggi è di un compositore tedesco vissuto tra il periodo classico e il romanticismo. Stiamo parlando di Ludwig van Beethoven. La melodia è chiamata l'inno alla gioia, molto semplice. La troviamo nella nona sinfonia di Beethoven. Rappresenta il simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini. Molto attuale. L'inno alla gioia, l'inno dell'allegria, non è solo suonato, ma è anche cantato. Cioè, guarda un po' te. Il testo fu composto dal poeta tedesco Friedrich Schiller nel lontano 1785. La musica è diventata anche il famoso inno europeo. Non vuole sostituirsi agli inni nazionali, ma rappresenta l'unità nella diversità. Un bel valore. Ecco una curiosità che vi lascerà a bocca aperta. Il compositore non riuscì mai a sentire la sua nona sinfonia perché quando la suonarono era già completamente sordo. Come riuscì a scriverla, a pensarla, a immaginarla? Grazie al suo orecchio interno. Sapete quando viaggiate al mattino e avete una musichetta in testa? Bene, quello è il nostro orecchio interno. Ok ragazzi, iniziamo! Potete seguire le note che scorrono in stile flauto a oche o provare a suonarla da subito col flauto, con la tastiera, con il violino. Ricordate di ripetere. Fino ad imparare a memoria. Seguitemi! Vi è piaciuto il tutorial? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella. Bye bye! Ciao, è caduto il microfono.